Ciao a tutti, oggi sono qua per fare insieme a voi l'End of the Year Book Tag, perché sono infatti stata taggata da Arianna del canale Il Filo d'Arianna. Ovviamente troverete il suo video nelle schede qua sotto in descrizione. Questo, se non sbaglio, è un tag creato da Ariel Bisset, nel caso troverete il video originale sempre qua sotto in descrizione. Sono giusto un filino in ritardo a fare questo tag perché in teoria bisognerebbe parlare delle letture che si vogliono affrontare entro la fine dell'anno, ormai manca veramente pochissimo, però fa lo stesso. Prima domanda, ci sono dei libri che hai iniziato quest'anno e che devi terminare? Assolutamente sì, però non ce la farò a terminare tutti entro la fine dell'anno. Quelli che sicuramente vorrei leggere, o almeno uno dei due, sono Il ritorno di Diana Gabaldon, il terzo libro nella serie Outlander, o meglio, la seconda parte del secondo libro, perché in italiano hanno diviso tutto. Lo avevo iniziato e mi sono fermata dopo 60 pagine circa perché l'ho trovato molto lento e noioso. Io invece avevo bisogno un po' più di movimento. È un peccato perché a me la serie sta piacendo tantissimo, quindi cercherò, mi sforzerò di leggerlo perché lo voglio assolutamente terminare. E non so se ce la farò entro la fine dell'anno, però se non leggerò questo, vorrei leggere L'orologiaio di Filigree Street di Natasha Pulley. L'autrice l'ho incontrata anche a mare di libri quest'anno. Tra l'altro, più guardo questo libro, più mi viene in mente l'Arianna, perché ci siamo incontrate proprio quest'anno dal vivo a mare di libri e a lei era piaciuto veramente tanto questo libro. Io l'avevo iniziato proprio in previsione dell'incontro, ma anche in questo caso mi sono fermata tipo a pagina 100. Non mi stava attirando più di tanto, alcune cose mi piacevano, ma semplicemente non era il periodo giusto probabilmente per leggerlo. Hai un libro autunnale di transizione verso la fine dell'anno? Non è proprio un libro autunnale, ma più penso a questo libro e alla serie in generale, più mi viene in mente Natale, quindi l'avvicinarsi della fine dell'anno, ovvero Harry Potter. In questo caso, più specifico, è Il prigioniero di Azkaban. Vorrei leggerlo in inglese, questa infatti è la mia copia che amo tantissimo, perché sto rileggendo Harry Potter appunto in lingua e sono arrivata appunto a questo terzo capitolo. Molto probabilmente lo leggerò un po' in inglese e un po' sfoglierò la mia bellissima edizione illustrata, che è proprio la che mi guarda dalla libreria, che è uscita da poco qua in Italia, quindi non vedo l'ora. C'è ancora una nuova uscita che stai aspettando? Sì, anche se quando sarà online questo video sicuramente sarà già uscito, ovvero Macerie prime di Zero Calcare. Sono veramente molto curiosa di leggere questo nuovo fumetto e se avrò tempo e occasione sicuramente andrò anche a una delle varie presentazioni barra firma copie. Sarà la mia prima volta. Quali sono i tre libri che vorresti leggere prima della fine dell'anno? Ci sarebbero tantissimi libri che vorrei leggere, sapete che di solito non faccio delle liste di libri perché non le mantengo. Tengo mai, però ho cercato di selezionare tre titoli che molto probabilmente leggerò entro la fine dell'anno, ovvero questi qua. Il primo è il seguito di una serie fantasy che ho cominciato un sacco di anni fa, ma che non ho mai continuato perché aspettavo che pubblicassero i seguiti anche in italiano, visto che il primo, Tenebre e Ghiaccio, l'avevo letto appunto in italiano. Purtroppo così non è stato, quindi mi sono recuperati i volumi in inglese e continuerò questa serie in inglese. Il secondo volume in particolare si chiama Siege and Storm di Leigh Bardugo. È una serie che a me è piaciuta veramente tantissimo, o meglio, il primo volume l'ho amato alla follia e non vedo l'ora di continuare all'interno di questo mondo. Che non ha molto senso detta così, ma non vedo l'ora di continuare l'avventura in questo nuovo mondo. Vorrei leggere anche Nuvole di Fango di un'autrice olandese di cui non riuscirò mai a pronunciare il cognome, quindi perdonatemi. Volevo leggerlo già da un po' di tempo, ma non ho mai trovato, diciamo, il momento giusto. È una lettura secondo me molto importante, che tratta delle tematiche fortissime e delicate, quindi non vedo l'ora di scoprire come l'autrice parlerà di un pedofilo all'interno di questa storia e come entrerà nella sua mente, perché se non sbaglio è appunto una psicologa. L'ultimo libro che vorrei leggere è in realtà un manga, ma molto sostanzioso, ovvero il volume 2 dell'Età della Convivenza. Ho amato alla follia il primo volume, di cui trovate anche una recensione qua sul canale. C'è un libro che potrebbe ancora stupirti e diventare il tuo preferito dell'anno? Penso di aver già letto tutto quello che poteva stupirmi. Diciamo che non mi aspetto grandissime sorprese da queste ultime letture dell'anno, però ci sono delle letture interessanti che sto per fare, quindi potrebbero sorprendermi, ovvero Spesso sono felice. Non l'ho fatto apposta, vi giuro, ma questo libro mi è stato sempre regalato da Arianna. Questo è proprio il video ode all'Arianna, vabbè. E è un libro che ho iniziato a leggere, sono alle primissime pagine,
ed è un romanzo che parla di amore, di vita in generale. E è una sorta di lettera che parla di matrimonio, famiglia, insomma, tante tematiche importanti e spero che mi dia una spinta in questo periodo un po' buio. L'altro libro è Il dolore è una cosa con le piume di Max Porter. Anche questo l'ho iniziato da pochissimo, praticamente ieri sera, ed è una lettura che parla di lutto, di perdita e sofferenza. Sono molto curiosa di vedere come verrà sviluppato il tutto, perché richiama un'altra opera, Il Corvo, e non so, mi incuriosisce. Ultima domanda, hai già iniziato a pianificare le tue letture per il 2018? Assolutamente no, non so neanche che cosa leggerò settimana prossima, figuriamoci nell'anno nuovo. Sicuramente mi piacerebbe continuare le serie che ho iniziato quest'anno o l'anno scorso, perché sono un po' terribile. Inizio le serie e poi le lascio lì, dico sempre che vorrei leggerle, ma non trovo mai il tempo e l'ispirazione giusta. Nell'anno nuovo cercherò di impegnarmi al massimo. Queste erano quindi le mie risposte al tag. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa avreste risposto voi? Sono curiosa di sapere che cosa leggerete voi per la fine dell'anno. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!